Rifiuti, comuni siciliani a rischio commissariamento. I deputati del Movimento 5 Stelle chiedono un incontro con il ministro Costa. Una folla strada sull'ordinanza commissariale che riguarda i comuni e sul rischio decadenza dei sindaci interviene il presidente di ANCI Sicilia. Le eccellenze enogastronomiche, i paesaggi e la cultura dei territori siciliani da esplorare a bordo dei treni storici. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è giovedì 12 luglio. Apriamo ancora oggi con i rifiuti, comuni siciliani a rischio commissariamento. I deputati del Movimento 5 Stelle chiedono un incontro con il ministro Costa per valutare l'invio dell'esercito e la revoca dei poteri speciali a Musumeci. I comuni siciliani potrebbero essere commissariati già a fine mese, lo prevede l'articolo 3 dell'ordinanza sul ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, emanata dal commissario per l'emergenza e presidente della regione Nello Musumeci il 7 giugno scorso. La norma infatti impone ai 390 enti locali dell'isola l'obbligo di trasmettere entro il 31 luglio al Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti i contratti stipulati con una delle quattro società che hanno risposto all'appello della Regione sul trasporto dei rifiuti fuori dalla Sicilia. Lo denuncia il Movimento 5 Stelle Sicilia, che punta il dito contro i ritardi e il mancato rispetto del cronoprogramma stilato al governo e le scelte dell'esecutivo per tamponare l'emergenza in Sicilia, dove le discariche sono sature, i rifiuti giacciono per le strade, i sindaci sono disperati e non sanno dove conferire la spazzatura per l'assenza di impianti di trattamento in piena stagione estiva. La mancata trasmissione in caso del contratto del provvedimento, si legge al comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza, costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo del comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli organi comunali. All'appello della Regione per il trasferimento dei rifiuti fuori dall'isola, scaduto lo scorso 1 giugno, infatti hanno risposto appena quattro società, ma l'esito è stato reso noto con oltre un mese di ritardo solo la scorsa settimana, il 6 luglio. Non solo, l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito della Regione con i nomi delle società disposte a trasferire i rifiuti siciliani altrove non contiene né indicazioni sui costi medi di conferimento per tonnellata che gli enti locali dovranno pagare alle società né la destinazione. Nel frattempo ai comuni vengono concesse appena due settimane per procedere alla stipula dei contratti e inviare repliche alla Regione. La soluzione tampone ideata da Musumeci dopo il conferimento di poteri speciali sui rifiuti da parte del governo Gentiloni non consentirà di far fronte alle esigenze della Sicilia. Le quattro società infatti saranno in grado di portare fuori dalla Sicilia appena 180 tonnellate di rifiuti all'anno, neppure la metà del fabbisogno pari a 500.000 tonnellate stimate dal governo per uscire dal caos. A questo si aggiunga, dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino, l'assenza di informazioni sui costi di trasporto per tonnellate di rifiuti da conferire né tantomeno la destinazione. Potrebbero essere portati ovunque alla faccia della trasparenza. Non solo, ci chiediamo, osserva, come faranno i sindaci in 15 giorni a stipulare contratti con le quattro aziende pronte a farsi carico del trasporto e se le medesime saranno in grado di assolvere le richieste di 390 enti locali, specie in un periodo, quello estivo, in cui fra l'altro aumenta fisiologicamente la produzione dei rifiuti nell'isola per la presenza di turisti. I deputati del Movimento 5 Stelle chiederanno un incontro al ministro dell'Ambiente Sergio Costa per verificare l'opportunità di revocare i poteri di commissario speciale per l'emergenza rifiuti al presidente della Regione in caso di inadempimento e di valutare la possibilità, vista l'incapacità del governo, di risolvere il problema di inviare l'esercito per ripulire le città invase dai rifiuti. Una folle strada sull'ordinanza commissariale che riguarda i comuni e sul rischio decadenza dei sindaci interviene il presidente di ANCI Sicilia, Leoluca Orlando.
In materia di rifiuti, il governo regionale rischia di essere governato, come sono stati governati i suoi predecessori negli ultimi 20 anni, da una struttura burocratica che ha da un lato favorito interessi speculativi più volte posti all'attenzione dell'autorità giudiziaria e dall'altro causato gli enormi e gravi disservizi di cui sono stati e sono vittime i cittadini. Il sindaco di Palermo e presidente di ANCI Sicilia, Luca Orlando, interviene sulla vicenda rifiuti. In una nota ricorda che all'indomani dell'insediamento della struttura commissariale ha fornito, per quanto riguarda la città di Palermo, un dettagliato elenco di interventi e provvedimenti di esclusiva competenza di quella struttura che erano allora urgenti e possibili e sono oggi urgentissimi e necessari. Basta ricordare, scrive Orlando, che ad oggi la Regione non ha neanche risposto a tale nota, perché sia chiaro a tutti come la struttura commissariale sia fortemente indirizzata a tutelare e garantire gli interessi speculativi dei privati. Lo conferma il DDL regionale, in cui chiaramente emerge la volontà politica di sopprimere le poche realtà pubbliche esistenti, privilegiando l'affidamento ad un sistema privatistico contaminato e che sulle spalle dei siciliani potrà lucrare sempre di più, puntando alle città metropolitane e su Palermo, dove l'esistenza di una partecipata interamente a capitale pubblico ha fino ad oggi escluso interessi speculativi dalla gestione dei rifiuti. Sia l'ANCI sia diverse amministrazioni comunali stanno ricorrendo contro la folle ordinanza emanata dalla struttura commissariale, un'ordinanza che oltre ad essere sbagliata nel merito contiene diversi profili di illegittimità nel merito. Basti pensare al fatto che viene chiesto ai comuni di procedere in soli 15 giorni, in evidente violazione della normativa sugli appalti e quella anticorruzione, alla stipula di contratti per milioni di euro in un quadro del tutto incerto e poco trasparente per quanto riguarda modalità, tempi e costi di smaltimento dei rifiuti. Se proprio si vuole procedere su questa folle strada, conclude che lo faccia la struttura del commissario, assumendosene tutte le responsabilità. Maggiore trasparenza amministrativa e riduzione di illeciti riguardanti i finanziamenti pubblici. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dal Presidente della Regione Nello Musumeci e dal Comandante della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro. Maggiori strumenti di verifica sui finanziamenti regionali grazie ad un protocollo d'intesa firmato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dal Comandante regionale della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro. L'accordo è stato siglato a Palazzo d'Orleane e si inserisce tra gli interventi mirati ad una maggiore trasparenza amministrativa e alla riduzione di illeciti riguardanti finanziamenti pubblici attraverso lo scambio diretto di informazioni inerenti ai passaggi burocratici e ai beneficiari degli interventi. Un altro passo in avanti, ha affermato il presidente Musumeci, verso una politica della trasparenza che guardi concretamente ai risultati e che induca sempre più a comportamenti volti alla legalità, base di ogni società che possa davvero definirsi civile. Il protocollo riguarderà l'intero comparto regionale, oltre alla presidenza saranno coinvolti anche gli assessorati. Il flusso dei documenti prodotti potrà essere passato al setaccio dalle forze dell'ordine attraverso un canale diretto che tutelerà maggiormente gli uffici regionali da eventuali illeciti. Quello di oggi, ha aggiunto il generale Ignazio Gibilaro, è un importante accordo quadro che segna il punto di partenza verso una maggiore tutela del tessuto sociale ed economico del territorio. Un segnale importante che migliora anche l'efficienza della collaborazione tra pubblica amministrazione e forze dell'ordine. Dopo l'aggressione notturna a Palermo, la Polizia Municipale sarà dotata di una bodycam. Si tratta di una sperimentazione gratuita per 2 mesi, terminati i quali, sulla base dei riscontri, sarà valutato se dotare gli agenti del dispositivo e quindi bandire una gara. Vigili con la bodycam esordiranno nel prossimo festino nei servizi della Polizia Municipale. La fase sperimentale partirà con alcuni agenti che indosseranno la videocamera di sicurezza durante il servizio fino al completamento di 100 unità abbinate ad altrettanti agenti. Dopo l'aggressione notturna subita ai primi di giugno da 2 agenti in servizio all'isola pedonale di Piazza Rivoluzione, dichiara il comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese, abbiamo pensato di tutelare il personale operativo con le bodycam. Contattata l'azienda che produce questi dispositivi, c'è stata proposta la sperimentazione gratuita di 100 bodycam per 2 mesi. Il Corpo della Polizia Municipale, con l'adozione
delle bodycam pone all'avanguardia Palermo, che diventa in assoluto la prima città in Sicilia e il primo capoluogo di regione a dotarsi di questi sistemi di sicurezza. L'uso della bodycam sarà privilegiato nei servizi di trattamento sanitario obbligatorio, nei controlli antiabusivismo commerciale e in tutti i grandi eventi, allo stadio e manifestazioni varie. Le bodycam sono delle piccole videocamere indossate dagli agenti sul petto che permettono la registrazione audio e video degli interventi di polizia, memorizzando riprese che hanno valore legale e tutelano sia i soggetti coinvolti nelle operazioni di polizia che gli stessi agenti. Nei casi che ritiene opportuno, l'agente operante avvisa il suo interlocutore con la formula «Signore, le comunico che da questo momento siamo registrati», attivando il dispositivo che, oltre ad abbassare i toni e di conseguenza tensione e aggressività, costituirà una inoppugnabile prova di quanto accaduto. Dopo la fase di 60 giorni di sperimentazione, conclude il comandante Marchese, valuteremo in base al riscontro operativi se dotare i nostri agenti in via definitiva di questo dispositivo e quindi sarà bandita una gara. Ausiliari di sosta e strisce blu a Bagheria. La vicenda è stata approfondita anche in quarta commissione consiliare. Le interviste. Ma intanto abbiamo chiesto come quarta commissione di fare intervenire la MB per una questione sociale, quindi la quarta commissione non si occupa di servizi, diciamo, pubblici, però proprio perché ritenevamo che questo bando che era stato emesso per gli ausiliari di sosta in qualche modo avesse un'attinenza proprio con la questione sociale anche di povertà che c'è in città, tant'è che sono state presentate più di 1000 domande quindi in 10 giorni, quindi questo ha dato il senso dei problemi che esistono in città. E quindi l'abbiamo convocati per sentire, per capire questo bando che senso avesse, anche annesso alle strisce blu che tutta la città ormai vediamo in qualsiasi angolo, anche nelle zone private dove non dovrebbero metterle. Cosa dicono loro? Noi abbiamo chiesto l'acquisizione di tutti gli atti che sono loro a disposizione, intanto ci hanno detto che non c'è un piano dei parcheggi, quindi di fatto hanno fatto queste strisce blu a caso, per cui non c'è una linea guida. Il PUM, il famoso PUM, cioè il famoso piano della mobilità urbana, che ci ha costato 80.000 euro, Patrizio Cinque insomma, lo ha finanziato, non prevede le strisce blu così come sono state fatte, quindi a parte le strisce blu, a parte il PUM 80.000 euro, a parte che non esiste un piano del traffico, a parte tutto questo, loro hanno pensato bene di tappezzare la città di strisce blu. In più hanno fatto un bando dove non si indica quante persone dovrebbero essere assunte. Secondo me, lo dico senza problemi, solo per una questione clientelare, perché mentre dici che devi assumere 10, gli altri 990 ce li hai contro, se dici che non sai quante ne devi assumere, tutte 1000 sperano di poter essere assunte. Quindi abbiamo posto questo problema, la MB ci ha detto invece si sa il numero, e noi appena avremo acquisito il verbale, io almeno personalmente come renderò pubblico il numero che loro, secondo loro dovrebbe essere appunto assunti questi ausiliari di sosta, per cui ci siamo resi conto e mi sono reso conto, questo lo dico come diciamo, forza di minoranza, di opposizione, ma come vedendo in città, che di fatto questa MB non ha né testa né coda. Come Presidente della Quarta Commissione ho voluto invitare i componenti del CDA della MB per poter relazionare in merito al bando, che poi un bando non è, come ci hanno spiegato, per quanto concerne l'assunzione di personale nell'ambito degli ausiliari della sosta. Ora, quello che si evince dall'interlocuzione con loro è il fatto che comunque si verrà a creare una graduatoria, è stata aperta alla cittadinanza che abbia anche un minimo che abbia un titolo di studio che sia la licenza media, e quindi l'apertura a tutta la cittadinanza in modo da non fare
tra virgolette una discriminazione, perché a loro dire è più importante il lavoro sul campo piuttosto che la preparazione in senso stretto. Per quanto riguarda la procedura, c'è stato detto che verrà fatta una selezione, un esame sia scritto che orale, e a quanto pare anche una prova pratica. Il numero di coloro che saranno assunti è orientativo, ma visto che verrà fatta una graduatoria, nel bando a loro dire non è stato specificato, proprio per il fatto perché viene fatta una graduatoria e da lì si può attingere al personale. Le eccellenze enogastronomiche, i paesaggi e la cultura dei territori siciliani da esplorare a bordo dei treni storici sono gli ingredienti dei treni storici del gusto. Gli itinerari turistici promossi dall'Assessorato regionale al turismo e dalla Fondazione FS presentati oggi a Palazzo d'Orléans. Noi abbiamo puntato a ridare una nuova immagine alla nostra regione. Ben sapete che il presidente Musumeci da subito ha voluto il turismo come elemento strategico per il rilancio della nostra regione. I pilastri su cui si fonda questa strategia sono tre: riacquisizione di un giusto brand, di una giusta immagine della nostra regione a livello nazionale e internazionale, destagionalizzazione, secondo pilastro, e fidelizzazione del cliente turista. Questo progetto, che partirà il 28, parla di destagionalizzazione, è un progetto che partirà il 28 di luglio, non si ferma all'estate ma andrà avanti fino a dicembre, e anche di fidelizzazione, perché presenteremo un qualche cosa di innovativo che sicuramente permetterà ai turisti di apprezzare le bellezze della regione siciliana e di tornare in regione siciliana. Abbiamo questi treni storici, quindi il turista avrà la possibilità di viaggiare su questi treni storici degli anni 30 perfettamente ricondizionati, e questo nasce da questo accordo che sapete con la Fondazione Ferrovie dello Stato. Avrà la possibilità di gustare un paesaggio diverso, perché viaggerà chiaramente a velocità molto ridotte, quindi noi lo abbiamo provato, si vedono le bellezze della nostra regione, e in più durante le tappe nei vari siti turistici apprezzerà anche il cibo siciliano, perché grazie a Slow Food presenteremo il nostro cibo e lo racconteremo. È una grandissima opportunità turistica, io direi nuova, per la Sicilia. Noi recuperiamo l'esistente, restauriamo una flotta di treni antichi, devo dire un vintage, un heritage aziendale delle nostre ferrovie, che rivive in chiave nuova. Itinerari turistici per la degustazione delle eccellenze, dei profumi, della bellezza della Trinacria, con una modalità slow. Si rivedrà la Sicilia come nessuno l'ha mai vista, tra lo sferragliare di curve, di controcurve, con il fischio del treno, trainati da locomotive antiche su carrozze degli anni 30. È un settore, quello del turismo ferroviario, che fattura nel nord Europa milioni di euro. L'Italia arriva un po' in ritardo, ma devo dire la regione Sicilia arriva alla grande. Stabilizziamo un'offerta turistica. Il treno storico era principalmente un evento culturale, la locomotiva a vapore che sbuffava, ma finiva lì. Oggi mettiamo a sistema una grande rete che, ripeto, è veramente foriera di un turismo sostenibile, intelligente, colto. Il treno riesce a produrre questa straordinaria magia, la capacità cioè di consentire al visitatore di arrivare nel cuore di una città o nelle adiacenze di un centro urbano di interesse artistico monumentale, e al tempo stesso di arrivarci lungo un percorso quasi sconosciuto, perché il paesaggio che attraversa una linea ferrata molto spesso è un paesaggio ricco di novità. Noi pensiamo di arricchire il bagaglio delle proposte turistiche per questa estate, e non solo per l'estate, se è vero che le 23 tappe che abbiamo messo in calendario consentono di coprire uno spazio che va dal 28 di luglio al 9 di dicembre. Quindi puntiamo anche alla destagionalizzazione, dopo l'estate un motivo in più per tenere i turisti nella nostra isola. È un'iniziativa con la Fondazione Ferrovie dello Stato, è un'iniziativa che consente di valorizzare i piatti tipici locali, e saremo nelle condizioni il prossimo anno, questa è una chicca che voglio anticipare, di utilizzare anche i percorsi delle dismesse ferrovie, quelle a scartamento ridotto, per trasformarle in
piste ciclabili per gli innamorati della bicicletta. Festinello, il carro di Santa Rosalia dei Bambini dalla cattedrale ha raggiunto piazza Monte di Pietà. A bordo quattro piccole Rosalie in rappresentanza dei quattro mandamenti della città, più quattro bimbe di varie nazionalità a rappresentare la Santuzza per la comunità straniera presente in città. In testa alla sfilata la Kids Orchestra Band del Teatro Massimo. Si inizia con i bimbi, abbiamo già iniziato ieri con la mostra di Letizia Battaglia in onore a Santa Rosalia, che sono delle fotografie, devo dire, veramente bellissime degli anni 50 e 60, ma è una ricostruzione di una Palermo che è stata, oggi c'è l'evoluzione, anche lì c'erano delle bambine, d'altronde. E poi abbiamo fatto i giganti di Mistretta, è stato un grosso successo, e altri spettacoli, insomma la città è davvero animata di grande spettacolarizzazione, è tutto all'insegna di Palermo bambina, quindi Rosalia bambina, insomma il mio festino è un festino guardato dagli occhi di una bambina. Questo carro è un carro particolare, simbolo di integrazione per la multietnicità. Il festino per me è un'azione davvero emozionante, emozionante per me, per i palermitani, per tutta la gente che viene a vedere il festino. È un momento, credo, di grande aggregazione e di verità. Io ho sempre tentato, questa è la quarta edizione che faccio la direzione artistica, e lo faccio con grande entusiasmo, ritornando bambino. Ecco, quando io ho sentito il Palermo bambina e Rosalia bambina, capite bene che ho avuto un attimo di emozione, quindi tutto stiamo organizzando. Poi quest'anno c'è davvero una squadra eccellente, c'è Santina Pellitteri Franco, Nicola Franco, Vincenzo Montanelli, Angela, cioè devo dire veramente siamo un gruppo talmente coeso da darci, ecco, stiamo dando, non è che ci aspettiamo di ricevere, è un po'... è come in amore devi dare, poi se ricevi bene, ma noi stiamo tentando di dare quanto più è possibile, perché questa città, ecco, non più ortodossa come un tempo, ma aperto, ecco perché di questo carro dell'integrazione, ecco perché di questi quattro mandamenti che rappresentano la nostra città e di queste quattro etnie diverse, per cui credo che sia un segnale. Torna il festinello dopo tanti anni, quel festinello che vede il suo punto di riferimento nel Monte di Pietà, in quella piazza dove si trova la più antica urna votiva dedicata a Santa Rosalia, e quest'anno il festinello torna nell'anno nel quale Palermo, capitale della cultura, ha scelto i bambini e le bambine per ricordare Santa Rosalia, perché i bambini sono un invito forte al futuro. I bambini sono il futuro e questa città ha bisogno che sempre di più ci convinciamo che non bisogna soltanto pensare al presente, ma bisogna avere rispettosa memoria del passato e grande speranza di futuro. Cosa sai di Santa Rosalia? Che ha salvato Palermo da una malattia chiamata peste. Spero che proteggia tutta Palermo e io prego per la Santa Rosalia. Riscosso grande successo la seconda edizione del Festival Teatrale Villabatese, premio Giacomino Troia, le interviste. C'è un pio. Un po' latte. Che tu cerchi un tallove, io cerco un po'. Il secondo Festival Teatrale Giacomino Troia quest'anno ha una nuova location insieme al Presidente del Consiglio Giovanni Pitarresi e al Presidente della Compagnia Amici dell'Arte Totò Troia. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare questo evento nella villetta adiacente alla Chiesa San Giuseppe, appunto la Villetta San Giuseppe, che per tanti anni non è stata valorizzata. Quest'anno ha trovato una nuova vocazione, la vocazione di un grande anfiteatro all'aperto,
Abruzzo, che riteniamo sia diventato veramente un luogo prezioso per i villabatesi. Quest'anno abbiamo puntato a due obiettivi. Uno, quello di promulgare, diffondere la passione e l'amore per il teatro, cosa che già abbiamo fatto con la prima edizione, coinvolgendo tantissimi spettatori villabatesi e anche diverse compagnie della provincia di Palermo. Ma il secondo obiettivo, quello più importante, è quello di riappropriarci del nostro territorio attraverso questa bellissima villetta, la Villetta San Giuseppe, che da anni, dal 2013, è rimasta al buio e purtroppo teatro anche di conquista di delinquenti e teppisti. Dopo il successo della prima rassegna teatrale Premio Giacomino Troia effettuata nell'anno 2016, abbiamo deciso di fare la seconda, in quanto mio zio Giacomino dall'anno 1978 all'anno 2007, il giorno prima della sua dipartita, ha fatto teatro a Villabate, al Teatro delle Palme, gli ultimi tempi ha recitato con la compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte, facendo appassionare tanti giovani, tanta gente, tra cui uno di questi sono io. Io mi sento fiero, ringrazio mio zio per avermi trasmesso questa passione che ora stiamo portando avanti, e mi auguro che in futuro i giovani possano seguire tale opera. Voglio ringraziare soprattutto i giovani della compagnia che con tanto sacrificio tutte le sere, le prove, insomma, ci prodighiamo per portare in scena le rappresentazioni e ospitare, diciamo, le compagnie che vengono a recitare, le compagnie che vengono da Corleone, Capaci, Palermo, Cefalù, insomma, Castelbuono, insomma, stiamo lavorando pure in questo senso. Poi in particolare voglio ringraziare le famiglie Seminara e Lazzarotti, che hanno messo a disposizione il terreno adiacente alla villetta, tutto lo stabile, lo scantinato per darci la possibilità di cambiarci, di mettere in deposito le scene. L'hanno curata abbastanza bene pure loro e hanno reso sia la villetta che tutta l'intera location in modo veramente eccellente. Grazie a loro per quello che stanno facendo per noi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla seconda edizione. Arrivederci.